Ebbene, io non ho avuto modo di riflettere, di fare considerazioni, riflessioni, valutazioni. Qualcuno poi, nei mesi a seguire, disse: non può essere stato un perdono normale, c'è qualcosa che non può essere assolutamente affrontato con quella celerità, con quella velocità con cui il signor Castagna ha affrontato il perdono va metabolizzato. Ebbene, io questa persona, che tra l'altro è un uomo di culto, un sacerdote, ho avuto modo di incontrarlo e di sentire reverendo, io in quei momenti non ho avuto tempo, non ho avuto modo di mettermi a metabolizzare, a riflettere, ad approfondire. Una cosa che con Paolo avevamo sempre saputo, anche attraverso le esperienze di parrocchia, le esperienze di oratorio, che il perdono è un qualcosa che il Padre lo dà a noi e noi dobbiamo saperlo dare come. Tanto è vero che lo stesso Pietro, lo stesso Apostolo dice: ma Signore, quante volte dobbiamo perdonare? Una volta, 10 volte, 7 volte, no, 70 volte 7. Allora, il perdono, per come io l'ho vissuto, intanto molto, molto, in maniera molto istintiva, molto, molto normale, quasi una cosa che non potessi assolutamente fare a meno, quasi che non potessi evitare di vivere senza il perdono, no? Mi ha poi portato a qualcosa di più sostanza, diciamo, che mi ha dato sostegno, perché io ho trovato in questa mia grazia di perdono, questa mia luce che mi ha sicuramente aperto una porta che forse si stava già aprendo, che però io dovevo oltrepassare, perché che le porte si aprono lo sappiamo, se però non abbiamo il coraggio e la determinazione di andare oltre questa porta, noi rischiamo di rimanere liberi ma schiavi. Io devo ringraziare veramente Paola e le persone dei piani alti e soprattutto il Padre mi hanno aiutato a trovare quella pace interiore, quella serenità, quella tranquillità di accettazione, quasi come se fosse un disegno a cui dovevo aderire senza discutere. Ebbene, io a questo disegno mi sono sentito di aderire.